Buongiorno e benvenuti da 7 in punto, tematiche sanitarie in questa prima parte della trasmissione. Ci occupiamo di infezioni, ma anche di quelle che possono essere le buone pratiche per evitarle, per vivere in serenità, insomma, la normalità della nostra vita. E parliamo con Renzo Scaggiante, che è un infettivologo dell'azienda ospedaliera di Padova. Buongiorno e Buongiorno a lei. benvenuto. Noi abbiamo titolato la trasmissione Estate senza infezione. Sicuramente non si possono prevenire tutte le infezioni, però lei mi sottolineava quando così abbiamo fatto un paio di parole per capire quale poteva essere il focus della trasmissione, che tirare un pochettino le orecchie a tutti quanti per fare attenzione ed evitare di contrarre delle infezioni, questo è possibile. Insomma, si può avere un atteggiamento comportamentale che può evitare delle fastidiose conseguenze. A che cosa voleva riferirsi in particolare? Sì, diciamo, il titolo è un po' ardito, quindi il problema non è da poco. Però è chiaro che d'estate, vuoi per i maggiori contatti che noi abbiamo, vuoi per il fatto che, per esempio, ci sono tutta una serie di microrganismi che, per esempio, causano le tossinfezioni alimentari, quindi quei microrganismi che sono presenti normalmente nei nostri cibi, con l'aumentare della temperatura aumentano la loro quantità e quindi sono maggiormente veicolo di infezioni. E direi che ci sono delle buone pratiche per cercare di prevenire queste infezioni, perché l'infettivologo, al di là di curare quando l'infezione è in atto, ma è molto meglio, come sappiamo tutti, se riusciamo a prevenirla. Per esempio, c'è tutta la storia dei vaccini, ma ci sono anche delle buone pratiche di igiene quotidiana che ci permettono di fare questo. Partiamo dalle tossinfezioni, quelle che possono maturare all'interno dei cibi. Quali sono gli accorgimenti di prevenzione che lei ci può dare proprio per evitare che si sviluppino i batteri? Allora, come dicevo, i batteri sono presenti soprattutto nella nostra cute, quindi nelle nostre mani, in tante parti. E all'aumentare della temperatura aumentano anche la loro capacità di replicazione e quindi di infettare. Quindi è buona norma che i cibi, oltre che essere ben lavati con dell'acqua che sia controllata, siano poi refrigerate adeguatamente per impedire la sovrainfezione di questi batteri. Di solito sono batteri gram positivi, tipo gli stafilococchi, e quindi è assolutamente importantissimo riuscire ad avere una qualità degli alimenti che tenga presente di queste pratiche. Uno stafilococco che cosa provoca in noi? Può provocare dalla banale infezione cutanea, quando noi abbiamo una ferita che non riusciamo a deteggere in modo adeguato, di solito c'è una sovrainfezione, nella stragrande maggioranza dei casi quella sovrainfezione è causata dallo stafilococco, il quale può causare poi degli ascessi, ma può causare anche delle infezioni polmonari, soprattutto d'inverno, può causare delle meningiti, può causare un sacco di infezioni in molte parti del nostro organismo. Quindi buone pratiche di igiene sono alla base per evitare anche la proliferazione dei batteri che comunque esistono in ogni dove. Assolutamente. La nostra cute, come dicevo, è piena di batteri, non riusciremo mai a eliminarla, quindi una buona norma, lavarsi bene le mani. Noi operatori sanitari dobbiamo mantenere questa, diciamo, buona pratica assolutamente in modo spasmodico. Non è possibile passare da un paziente a un altro senza essersi lavato bene le mani e disinfettato, perché le nostre mani possono essere veicolo di trasmissione di un batterio da un paziente a un altro. C'è una situazione che noi anche giornalisti documentiamo che ha così al profano del paradossale. In ospedale capita di contrarre delle infezioni. Perché? Certamente. Perché? Allora, mettiamo subito i puntini sulle i. L'ospedale è uno dei posti più insicuri che ci siano, ma non lo dico per fare del No, terrorismo. anche perché è Lo l'unico posto dico, dove ci curano. esatto, in ospedale ci andiamo quando è strettamente necessario. E anche gli operatori sanitari e i medici ricoverano le persone quando è strettamente necessario, perché ci rendiamo conto che un paziente che ha una infezione,
soprattutto trasmissibile attraverso le vie aeree superiori, può essere veicolo di trasmissione nei confronti di altri pazienti. Tant'è vero che, per esempio, i bambini piccoli, le donne in gravidanza, si cerca di non farle andare in ospedale, perché appunto è un luogo non così sicuro. C'è una concentrazione di casi. Certamente. E quindi è fondamentale. Il problema è che poi noi abbiamo delle infezioni molto importanti da trattare e le trattiamo con gli antibiotici. Nella stragrande maggioranza dei casi poi si risolvono. Gli antibiotici cosa provocano? Una pressione su questi batteri e i batteri diventano sempre più resistenti. Quindi negli ospedali ci sono dei batteri che sono resistenti a tantissimi antibiotici. E quindi la persona albergando in ospedale può in qualche caso essere, diciamo, colpita anche da queste infezioni, nonostante tutte le precauzioni possibili e immaginabili, perché in tutto il mondo, nonostante tutte le precauzioni che si mettono in conto, vuoi perché il paziente ha un sistema immunitario debilitato, vuoi perché ci sono delle procedure, anche degli interventi abbastanza importanti, bisogna mettere dei cateteri, degli respiratori artificiali, quindi attraverso questi device, diciamo, passano questi batteri. Quindi non è possibile avere infezioni zero in ospedale. Lei parlava di antibiotici, ci sono dei paesi in Europa che non hanno una politica sanitaria favorevole tanto all'antibiotico. L'antibiotico serve per uccidere il batterio, ma lei stesso diceva lo rende anche più resistente. Si sta studiando ad un'alternativa all'antibiotico, oppure quando uno ha l'infezione deve per forza ricorrere all'antibiotico, perché poi magari noi stessi pazienti lo richiediamo perché l'antibiotico immediatamente, insomma, nel giro di 24-48 ore risolve eventuali sintomi, no, dell'infezione. Gli antibiotici sono un'arma assolutamente di cui l'infettivologo non può fare a meno, di cui il sistema sanitario nazionale non può fare a meno. Basta pensare a prima della penicillina. Esatto, cosa succedeva una volta. Una volta si moriva di parto perché c'erano delle infezioni postpartum. Con l'avvento degli antibiotici queste sono praticamente ridotte, non dico a zero, ma in modo impressionante. Il problema è che l'antibiotico deve essere utilizzato nelle giuste modalità. Noi, quando abbiamo una infezione batterica, usiamo l'antibiotico. Quando abbiamo un'infezione virale, ed è possibile diagnosticarla, l'antibiotico non serve. Non solo non serve, ma addirittura è controindicato, perché seleziona dei batteri che poi possono provocare delle sovrainfezioni. Che differenza c'è tra batterio e virus? Perché forse per noi è la stessa cosa, no? Perché entrambi causano dell'infezione. Però c'è una differenza e lei prima ha detto non riusciamo a capire la differenza, come si fa? Certamente, ci sono dei sintomi abbastanza importanti per differenziare un'infezione batterica da una virale. Sono entrambi dei microorganismi. I virus sono dei microorganismi molto semplici che quindi vivono, direi, un po' dappertutto ed è difficile a eliminarli. Provocano delle infezioni tipo l'influenza invernale, che peraltro, come ripetevo, non ha bisogno della terapia antibiotica, il morbillo, la varicella, tutte queste malattie dell'infanzia, che di solito sono malattie abbastanza benigne, danno una fase acuta, guariscono, lasciano addirittura una immunità per tutta la vita. Non quindi, è per tutti così, ma nella gran parte dei casi. Nel caso dei virus bisogna che il nostro organismo risponda con l'esercito che ha già in corpo? Esatto, la gran parte delle risposte nei confronti dei virus è il nostro sistema immunitario che produce gli anticorpi, oppure possiamo fare una prevenzione con i vaccini, cioè andiamo a simulare quello che è un contatto con il virus e in qualche modo aggiriamo il nostro sistema immunitario facendogli credere che quel vaccino è come fosse un virus e lui dà la risposta immunitaria che poi manteniamo per quasi tutta la vita. Il vaccino si discute spesso, no? È una buona pratica per combattere i virus, è una pratica essenziale perché spesso si evidenziano sempre gli effetti collaterali, quasi c'è una volontà alle volte di così, effetti collaterali che ci sono, no? In ogni azione che è
esterna al nostro corpo, è ovvio che ci siano degli effetti collaterali, però bisogna anche sempre valutare e mettere sul peso della bilancia pro e contro. Il Veneto, tra l'altro, è una regione dove non c'è l'obbligatorietà dei vaccini ai bambini. Lei che è infettivologo, che bilancio si può trarre, anche se comunque, nonostante la non obbligatorietà, c'è un 97% di genitori che vaccina i propri figli? Sì, laddove ci sia una popolazione, adesso il Veneto tutto sommato si è dimostrata una popolazione molto sensibile a questo. Adesso, imporre delle procedure è sempre una cosa abbastanza opinabile, soprattutto quando queste procedure poi hanno degli effetti collaterali. Teniamo presente che non c'è nessun vaccino, non c'è nessun antibiotico, vorrei dire che non c'è nessun cibo che non possa dare degli effetti collaterali. Anche l'acqua stessa, se noi ne abusiamo, può dare dei grossi effetti collaterali, oltre che a spegnere la nostra sete. E quindi rendere consapevole quei genitori che comunque gli effetti collaterali di quel vaccino sono migliaia di volte meno frequenti che non gli effetti malefici della stessa infezione, farà sì che questa famiglia possa scegliere consapevolmente se fare o no un vaccino. Quindi questa è una procedura, direi, corretta. È chiaro che non bisogna abbassare la guardia e dare informazione, perché se no a un certo punto la tendenza alla vaccinazione potrebbe scendere sotto agli dei livelli in cui non c'è una protezione adeguata in tutta la popolazione. Ma pensiamo... Questo ci spieghi meglio, perché se si vaccinano 70 bambini su 100, comunque i 70 bambini diventano un ombrello protettivo, certo, per i 30 non vaccinati? Certo, se noi abbiamo 100 bambini non vaccinati, saranno 100 bambini suscettibili di venire a contatto con quel virus e avremo 100 potenziali portatori di quel virus al resto di popolazione. Se noi però ne vacciniamo 70, meglio se arriviamo a 80-90, avremo alla fine solamente 10 bambini che saranno portatori, e quei 10 bambini dovranno trovare quegli altri 10 bambini che ci sono nell'altro centinaio di popolazione per riuscire a trasmettere il virus. Ecco che, diciamo, l'infezione si spegne e comunque c'è una protezione un po' per tutta la popolazione. Quali sono le infezioni che più vi spaventano? No? 2-3 mesi fa di nuovo si è riaccesa la paura di Ebola, che adesso sembra che nei paesi che sono stati colpiti si possa festeggiare per l'averla debellata. Ci spiega perché, no, al di là delle leggende metropolitane e delle supposizioni che magari si fanno, un virus diffuso volontariamente, cioè, quali sono proprio i meccanismi di queste infezioni che fanno paura? Perché poi le infezioni che spaventano sono quelle che fanno i morti, no? Un po' come l'HIV. Quando poi si smette di morire non si ha più paura, perché tanto dici ho l'antibiotico e guarisco. Ci vuole, lei parlava di corretta informazione, parlava anche di effetti malefici dell'infezione. Ci vuole proprio fare un quadro corretto di cos'è un'infezione, come si combatte e perché ha dei picchi così violenti e poi si spegne? Certo. Allora, l'infezione possiamo definirla come quando un microorganismo che normalmente non è presente in una zona del nostro organismo, come può essere il polmone è un organo dove non ci sono batteri, mentre la nostra cute è, diciamo, piena di stafilococchi, il polmone, il pericardio, il nostro peritoneo, la nostra vescica, i nostri reni non devono avere dei batteri. Quando i batteri arrivano in queste zone causano un'infezione molto importante. L'infettivologo o il medico deve aver paura di qualsiasi batterio, perché non sappiamo poi cosa scaturisce dal contatto di quel batterio con quella persona, perché ogni persona ha il proprio sistema immunitario, ha una propria specificità, e che ci sono delle infezioni che magari iniziano in modo molto lieve e poi progrediscono con delle batteriemie, con delle sepsi, fino ad arrivare a morte. E quindi, diciamo, dobbiamo aver precauzione contro qualsiasi batterio. Ce ne sono alcuni che hanno proprio insiti nella loro, diciamo, natura una estrema patogenicità, si dice, tipo il meningococco. Il meningococco uccide un adolescente in poche ore.
mentre per altri batteri, perché può arrivare nel sistema nervoso centrale, nelle meningi, causare una meningite che nelle prime ore non è sempre così facilmente diagnosticabile. Sembra un'influenza normale. Esatto, e colpisce degli organi fondamentali. E quindi bisogna essere assolutamente sempre allerta con qualsiasi batterio. Come facciamo? Perché la presenza di infezioni, spesso quelle batteriche, possono essere asintomatiche. Come facciamo per sapere se siamo anche dei portatori, tra virgolette, sani? E qui entro anche nel tema delle trasmissioni via sessuale, no? Dei batteri, certo, che lì c'è uno scambio, certo, anche alle volte incosciente, non solo dei giovani, ma anche degli adulti. Ma certo, per una corretta igiene comportamentale, come faccio a vedere se ho sviluppato, se ho delle infezioni in atto, se posso essere un portatore, un trasferimento, quando appunto ci sono delle infezioni, soprattutto quelle a livello sessuale, che non sono così visibili, se non sbaglio? Certo, diciamo che ci aiuta sicuramente la diagnostica di laboratorio, ci sono tutta una serie di esami dove noi andiamo a vedere cosa ha risposto, contro quali virus o quanti batteri il nostro organismo ha risposto. Quindi possiamo andare a fare gli anticorpi per la sifilide, per l'HIV, per l'epatite, eccetera. E possiamo... Ecco, ma lo dobbiamo fare una volta all'anno? Oppure, perché abbiamo anche questa, italiani, ma non credo gli italiani, l'uomo in genere ha questa ambivalenza, ipocondriaco alle volte e menefreghista altre volte, interviene nel momento in cui sta male. E intanto magari nel caso delle infezioni ha fatto il monatto, involontariamente ovviamente, certo, con varie persone. Come fare per dire, non so, una volta all'anno faccio un controllo di che tipo, un esame del sangue, che tipo di indicazioni lei ci dà, visto che proprio lei mi sottolineava che c'è un abbassamento della guardia di sicurezza, no? Da quando l'HIV non fa più paura perché si può bloccare l'infezione. Sì, ecco, forse il primo esame che dobbiamo fare è un esame di coscienza, no? Al di là di... Vabbè, ma entrare nel... Esatto, no, e chiaramente se noi pensiamo al tipo di batteri, è chiaro che non esiste un test dove noi possiamo vedere tutti i batteri e tutti i virus. Ogni batterio e ogni virus ha il suo esame specifico. Allora, è chiaro che se io ho avuto un contatto attraverso le vie aeree superiore in una persona che aveva la tosse, posso pensare che mi si trasmetta l'influenza, posso pensare che mi si trasmetta una bronchite, certamente non vado a pensare alla epatite. Quindi dal tipo di contatto che abbiamo avuto possiamo poi, in accordo con il nostro medico, farci prescrivere gli esami più appropriati. Certo, chiaro... che chi ha l'epatite dovrebbe saperlo, no? Bravissimo. Cioè, ecco, perché... Dovremmo partire dal concetto, io dicevo l'esame di coscienza, ma anche un esame Ma io parlavo magari di batteri più banali che possono causare infezioni sessuali, che si sottovalutano perché ci sono gli antibiotici. Prendo un nome che un tempo, negli anni, inizio degli anni 30, faceva paura, la sifilide, no? Certo. Era anche una sorta di lettera scarlatta, no? Che aveva. Oggi però questi casi ci sono, anche se non è stata debellata, anche se bastano gli antibiotici e uno la risolve. Certamente. Così come tante altre malattie di questo genere. Ecco, certamente. Per vedere se uno ha questo tipo di problematiche, magari la donna, non che io voglia fare una strenua difesa del nostro genere, ha degli step di esami ginecologici che la certo proteggono di più. L'uomo invece? Sì, l'uomo magari forse è meno consapevole di tutte queste procedure. Per esempio la donna durante la gravidanza fa tutta una serie di check-up, dall'HIV all'epatite, alla clamidia, che sono sicuramente utili per la prevenzione del nascituro, ma che anche fanno il check-up della propria situazione immunitaria. E quindi direi che si può iniziare con una valutazione di quelli che sono stati i contatti che ogni persona ha avuto e in base a quelli andare a verificare quelle che sono le possibili situazioni immunologiche fino a quel momento. È chiaro che se poi io non ho
nessun ulteriore contatto, non è che ogni sei mesi devo per forza fare... Ovvio, poi ognuno farà in propria coscienza le valutazioni, però... Se si è all'interno di una coppia stabile dove i due partner hanno valutato già queste cose qua, non è che dopo ogni sei mesi si debbano ripetere gli esami, però nel momento in cui avviene un contatto, una promiscuità, è buona norma, diciamo, anche per la propria integrità, ma soprattutto se conosciamo quella che è la nostra situazione, possiamo anche prevenirla nei confronti degli altri. Do lo spazio alla pubblicità, torniamo tra un paio di minuti. Grazie. Siamo tornati in studio, con noi Renzo Scaggiante, infettivologo dell'azienda ospedaliera di Padova. Si parlava di queste infezioni, quelle a trasmissione sessuale, che spesso non si identificano perché sono asintomatiche, ma che ci sono e possono portare anche delle conseguenze pesanti se non sono curate, perché addirittura possono sviluppare delle neoplasie? Beh, certamente un sistema immunitario che non funziona adeguatamente per causa di una infezione, quindi un sistema immunitario che chiamiamo immunodeficiente, e può far sì che quella persona sia più a rischio per altre situazioni patologiche. Quindi sicuramente vale la pena di mantenere un sistema immunitario in modo adeguato. Abbiamo fatto una notevole campagna di sensibilizzazione all'epoca della diffusione del virus HIV. Lei, che è un infettivologo, nel suo ambulatorio, che cosa vede che è in aumento per la scarsa sensibilizzazione, la scarsa attenzione, e cosa ci può dire proprio per comunicare, fate attenzione, magari dei comportamenti possono evitare una serie di malattie che stanno ritornando aggressive o stanno riproponendosi magari in maniera più evidente di quanto ne abbiamo la percezione? Certo, l'HIV è il paradigma della infezione a trasmissione sessuale. È in aumento, come lo sono tutte le infezioni a trasmissione sessuale. Sono aumentati i contatti, è molto più facile avere dei contatti. E quindi se non si è in grado di sapere quella che è la propria situazione immunologica o non si adottano dei mezzi, diciamo, di barriera sufficienti, il contatto sicuramente può essere aumentato a tal punto da venire ad avere una serie di infezioni. La paura e la vergogna sono elementi che albergano soprattutto tra i giovani e possono essere il primo ostacolo alla prevenzione, il primo ostacolo anche alla cura? Quanto è importante abbattere queste due barriere? Sì, sono cose importanti, ma forse io direi più che la paura è l'ignoranza di non conoscere che queste infezioni stanno aumentando un po' dappertutto. Se ne parla meno perché fanno meno notizia, ma i virus di queste cose qua non si interessano molto e continuano nella loro trasmissione. L'HIV sta aumentando, noi lo vediamo tutti gli anni, un centinaio di nuovi casi nella nostra azienda ospedaliera. Di e persone... aumenta in che categorie, senza voler fare della categorizzazione, ma per capire, perché una volta no, si diceva XYZ, in realtà... Nella trasmissione di tipo sessuale, etero ed omosessuale, quindi non ci sono più quelle categorie che una volta erano i tossicodipendenti, adesso non c'è più lo scambio di siringhe, la dipendenza di altro tipo, e quindi non rimane che il serbatoio grandissimo dove ci siamo dentro tutti, che è la etero e omosessualità. Ecco, lei ha detto una cosa molto interessante, ci siamo dentro tutti, perché nessuno... Io sto parlando con un medico, quindi non sto facendo nessun tipo di valutazione morale o comportamentale, però bisogna che a tutti sia chiaro che a tutti può capitare di entrare in contatto con delle situazioni che possono essere a rischio. E quindi, come non ci si vergogna di un mal di gola, delle placche in gola, dovremmo abbattere anche questo tabù relativo a infezioni a trasmissione sessuale. Quanto è importante per voi medici che appunto ci sia una consapevolezza, cioè si può parlare nelle scuole di questi temi, e soprattutto gli adulti, quanto sono preparati anche nella trasmissione di un messaggio? Esatto.
Sì, una volta io ricordo i primi anni, 20-25 anni fa, andavamo nelle scuole a spiegare quella che erano le vie di trasmissione, perché appunto si capiva che al di fuori, ecco, della tossicodipendenza, che era molto importante, c'era la etero e omosessualità che stava aumentando come categoria di nuovi contagi. E chiaramente in quegli anni si è fatto molto in tema di prevenzione. Se pensiamo a quello che succedeva negli Stati Uniti con le associazioni gay, che hanno fatto moltissimo in quegli anni. Poi, con l'avvento di queste terapie antivirali, che sono molto efficienti, molto efficaci, si è perso un po', diciamo, la voglia, o non si è investito in prevenzione, che è quella soprattutto, perché poi un'infezione da HIV si può anche curare, ma è molto costosa, come una infezione di qualsiasi altro tipo si può curare, ma sono molto costose, quindi magari potremmo utilizzare quei soldi in altro modo. Il preservativo è sufficiente a metterci al sicuro da queste infezioni a trasmissione sessuale? Il preservativo, se ben utilizzato, è un'ottima barriera alla trasmissione di questi microorganismi. È chiaro che però, come tutte le cose, non dà una protezione nel 100%. E quindi si può rompere, magari non lo si utilizza in modo adeguato, e quindi una certa possibilità di non impedire la trasmissione ci può essere. Quindi bisogna essere anche coscienti di come utilizzarlo. Torniamo alla questione di queste infezioni. Possono essere curate e ripresentarsi, o una volta debellate un micoplasma, un batterio, quello che è, si può riproporre? Sì, la differenza che dicevamo prima fra virus e batteri sono soprattutto una delle differenze è che i virus stimolano il nostro sistema immunitario a produrre degli anticorpi che di solito poi manteniamo per tutta la vita. I batteri invece non danno questa stimolazione del sistema immunitario, oppure quando la danno non è adeguata per impedire una nuova infezione, quindi noi possiamo infettarci più volte. E questi batteri che si ripropongono, lei parlava appunto di una scarsa prevenzione, eccetera, può rendere più forti questi batteri, questi virus più aggressivi? Diciamo che se noi poi continuiamo a trattare questi batteri, di cui facciamo la diagnosi con degli antibiotici, è chiaro che sottoponiamo i batteri a questa pressione antibiotica e andremo a selezionarle sempre fra questo pool di batteri, quelli più efficienti, efficaci, che continueranno poi a progredire e dare delle infezioni sempre più importanti. È possibile che un batterio che contraiamo in una determinata fase della vita riusciamo a debellarlo con un antibiotico X e poi diventi questo batterio, magari lo riprendiamo e sia invece resistente a questo antibiotico, che la gamma degli antibiotici a disposizione rischia di esaurirsi? Adesso io non voglio creare delle, ma era per capire come la patogenesi anche di questi batteri, di questi virus. Sì, è quello che succede nella pratica quotidiana, è quello con cui l'infettivologo si trova tutti i giorni a combattere. Questi antibiotici, questi microorganismi, questi batteri diventano sempre più resistenti, quindi quell'antibiotico che magari nella precedente forma polmonare poteva essere utilizzato senza grossi problemi, nella successiva, a distanza magari di qualche settimana, di qualche mese, nella stessa persona non è più efficace, quindi bisogna rifare una diagnosi più precisa. Abbiamo dalla nostra, diciamo, il laboratorio di microbiologia che, dopo aver fatto la diagnosi del tipo di batteri, ci può dare anche l'antibiotico più adeguato in modo da non andare così a caso. Un'ultima cosa, questo nostro muoverci da una parte all'altra del globo terrestre ha riportato in Italia delle malattie che noi avevamo debellato, oppure a livello mondiale c'è il ritorno di alcuni, non so, penso al vaiolo, penso a forme di questo genere? Allora, il vaiolo fortunatamente non c'è più in nessuna parte del mondo ed è stato debellato, guarda caso, da un vaccino, quindi se vogliamo mettere in evidenza quello che possono fare i vaccini. Quindi non c'è rischio che
domani si ripropongo a Vaiolo. Sembrerebbe proprio di no. La tubercolosi, ad esempio? La tubercolosi, a cavallo delle grandi guerre, ce l'avevamo tranquillamente anche qua in Italia. Quindi i microrganismi sono sempre quelli. È chiaro che ci sono alcune zone in questo momento del mondo che sono un po' come eravamo noi durante le guerre. Quindi sono terreno fertile. Con carestie, con diciamo, possibilità di alimentazione molto, molto scarsa. Noi abbiamo sì dei farmaci antitubercolari, ma quello che ha fatto una enorme differenza è il fatto che poi, dopo le carestie della guerra, si è cominciato ad alimentarsi nel modo adeguato. Quindi questo ha fatto sì che il sistema immunitario fosse più forte e pian pianino la tubercolosi è stata ridotta, non è stata eliminata perché continuano a esserci dei casi sporadici, ma non c'è un incremento di tubercolosi. È chiaro che chi viene da zone di carestia è molto più facile che abbia queste forme infettive che non un italiano. Un'ultima cosa, abbiamo proprio 30 secondi, dobbiamo avere paura delle infezioni oppure dobbiamo avere una consapevole conoscenza? Una consapevole conoscenza, assolutamente. Io ringrazio per queste preziose informazioni Renzo Scaggiante, infettivologo dell'azienda ospedaliera di Padova. Grazie a voi. Dopo la pubblicità, altro ospite, altro argomento.